Forse non comprendiamo il valore degli angeli se il Signore, comunque questo lo dirò sempre, perché dobbiamo inculcare dentro di noi la verità della nostra esistenza, perché non siamo nati per caso, siamo stati chiamati e voluti e siamo preziosissimi ai suoi occhi. Significa allora che appena un bambino viene concepito nel grembo di sua madre, subito il Signore ci mette un angelo, perché deve custodire il suo tesoro. L'angelo custodisce il tesoro di Dio. Poi i genitori dicono: mio tesoro, è giusto, ma è questo tesoro che non è tuo, ti è stato donato, devi gestire il tesoro che ti ha dato. Perché prima chi di appartenere a te appartiene al Signore. Ha messo un angelo e quest'angelo ci toglie dai pericoli. Se noi educhiamo i nostri figlioli a questa presenza preziosa, l'angelo li custodirà dai pericoli, dalla stoltezza, dalla distrazione dei genitori che sono i custodi, secondi custodi del primo custode dell'angelo. Perché gli angeli agiscono per mezzo anche delle mamme, per cui siccome le mamme hanno gli angeli un po' più cresciuti e dimenticati, allora trasandati loro non ascoltano nemmeno gli angioletti freschi freschi dati ai loro figlioli. Purtroppo siamo tracotanti noi. Ed è anche la festa dei nonni, che sono gli angeli custodi dei bambini, vero? Se sono gli angeli custodi, lasciate stare i nonni. Quando c'è la festa di San Gioacchino ed Anna, quelli sono i nonni, santa pazienza, perché dobbiamo sostituire la festa innacquandolo con altri? Allora, se l'ha detto lui, però non dimentichiamo gli angeli custodi, santa pazienza. Allora, aspettate, Signore, apri le mie labbra. E la bocca proclami la tua lode. Angeli, con gli angeli servi del Signore, cantiamo la sua gloria. Con gli angeli servi del Signore, cantiamo la sua gloria. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Allora, o Cristo, Verbo del Padre, tra i glorioso tra gli angeli, luce e salvezza del mondo, in te vediamo. Cibo bevanda di vita, passa l'oveste di mora, forza di fuggio conforto, in te speriamo. Illumina con il tuo spirito lo scuro del male, oriente il nostro cammino.
dobbiamo prendere però i salmi 610. Allora ci sediamo gli angeli custodi, la nostra angioletta. Ehi, quanti angioletti! Tu hai un angelo custode piccolino per te. Tu sei più grande di me? No, 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 più piccolo. Sì. Che sei gigante, te. Mi pare che ancora la sigla. Qui un angelone. Angiolettino. Una sigla. Io vado a mangiare. Confesso a Dio onnipotente. Voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Santo Cristo, il cui Cristo è il nostro cibo, ti perpetua e il tuo grande, il tuo anima e il tuo
e va bene il sole di Dio, Olivo Vergine, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Uno di voi. E devo dare un ricordino della festa di Santa Teresa del Bambino Gesù. Sì. Vedete un po' come Teresa viene ferma, come Teresa applica alla sua vita, alla concretezza della sua condizione umana come la nostra, come mette in pratica la parola di Dio. E c'è una grande consolazione: chiedete e otterrete. E ci richiama quella anziana persona vedova che chiedeva al giudice di avere giustizia, perché c'erano delle forze avverse nei suoi confronti, e la sua insistenza ha dato la possibilità di essere giustiziato, per dire, difesa dalla giustizia. Qui viene applicata alla sua persona, alla sua debolezza, alla sua fragilità. Siamo tutti mendicanti. Allora, riflettiamo su questo. Gisella, tu l'hai avuto? Siamo primo salmo. Sì. Salmo 39, sì. Forse possiamo. E Maria Luisa e Giovanna, spostatevi, mettetevi qua. Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo. Attenzione, nell'intimo. Nell'intimo soffriamo. Chi è che non soffre? Chi è che non soffre? Soffriamo tutti, sì o no? Sì. Sì, sì, sì. Fate un cenno, sì. Vediamo, non pare che parla ai soldi. Dobbiamo essere attenti, perché sono cose nostre. Se non ci interessa, va bene. Sì.
ma se ci interessa dobbiamo stare attenti. Nell'intimo soffriamo, che cosa soffriamo? Ciò che, di cui abbiamo tanto bisogno. Perciò aspettiamo la redenzione del nostro corpo. Il nostro corpo è una zavorra, è un peso, richiede tanta attenzione, ci stanchiamo, ci avviliamo, non ne possiamo più. Ma insomma, da chi andremo? Dai maghi, dai fattucchieri, idioti, stupidi? Uno che ignora è uno scellerato, è un infelice. Scellerato fa cose brutte, cose strane, fuori della nostra dignità umana. Per questo è molto... Questo è il tema del nostro bisogno è esplicitato nell'antifona. E qui dobbiamo stare attenti, ce lo mette la Bibbia? E rimanete così. Chi viene qui deve venire con gli occhiali e con le orecchie a te. Salmo 39. 800, pagina 800. Ci deve essere una persona che devi guidare. Giussi, sacrificati per Pasqualino. Mettiti accanto a loro. Mettete lì, accanto, mettete accanto. Non hai il palo. Te l'hai, va bene. Per la prossima volta, senza occhiali non puoi andare. Da dove venite? Andiamo? Ho detto, vigilerò sulla mia condotta. Attenzione, vigilare sulla nostra condotta, perché se la nostra condotta è provocante, se è arrogante, maliziosa, noi riceviamo la stessa cosa. Allora sii paziente, mite, dolce, segui la bontà e riceverai bontà e ti sarà dato anche forza di vincere le provocazioni. La forza viene da Lui. E noi diciamo che non è parola di uomini, è parola di Dio. Quando mettiamo dentro di noi questa parola, ci dà forza per fare così come ascoltiamo. Forza mia. Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua. Metterò il morso alla mia bocca finché ho davanti il malvagio. Ammutolito, in silenzio, tacevo, ma a nulla serviva, e più acuta si faceva la mia sofferenza. Quindi se uno si sforza di non rispondere, ma la provocazione è continua e insistente, ci sono persone che ci danno fastidio continuamente, cosa devo fare? E qui c'è la risposta, chi c'è Lucia? Quanti chilometri hai fatto? Riposati un pochino, poi ti riposerai in pace. Allora, forza.
insieme a noi. Mi accetto al cuore e mi metto a ripensarci e mi amato il fuoco. Allora lasciamo parlare la mia lingua. Fammi conoscere, Signore, la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, e sarò morire. Questi sono i fuggiaschi. Siccome i mali sono gravi, non ne posso più. Fammi morire. Qui dice così. E allora, calma, sereni. Tu non puoi risolvere i problemi fuggendo. Fammi morire, fammi scappare e lascia la morte ai figli. Oppure fammi morire e una ammazza l'uno e l'altro e si ammazza sé. Si arriva a questo quando uno non ha dimestichezza con il Signore, con la parola di Dio che stiamo ascoltando. Sono tutti a rischio chi non conosce la parola di Dio, tutti, nessuno escluso. Un rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, un rettore significa una persona religiosissima, rispettosissima e non solo ma stimatissima, si suicida, boom, e mette in crisi tutto l'università, ma anche per chi ti ascolta, capite? Chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Abbiamo bisogno di forza e vigore. Per questo uno va a attingere forza e vigore al Monte Sant'Angelo, come ha fatto la nostra carissima Patrizia. Brava. Così si fa. Si va a Međugorje. Si va a San Giovanni Rotondo, perché dobbiamo gestire la nostra debolezza, la nostra fragilità. Vieni, c'è una cosa molto bella che Santa Teresa ti porta stamattina. Grazie. Un pensiero per tutti, visto che mi ha chiamato, diciamo. Grazie. Questa è la preghiera di San Michele Arcangelo che toglie dai nostri cuori tutte le ombre, le nuvole e le nebbie. Questa è una preghiera San Michele Arcangelo molto completa, completissima, che non tutti riescono a comprendere. La pillola. Sì. Sì. Allora continuiamo e diciamo subito, ecco di pochi panni hai fatto i miei giorni e nulla per te la durata della mia vita. Sì, sono solo pochi giorni morti. Sì, ho un'ora d'ora che passa. Sì, ho un soffio che affanna. Ancora non sappi la cosa. Quindi è una riflessione, carissima Angela. Vieni qui che c'è un ricordino della festa di ieri. Vieni. Allora, attenzione perché Angela, non sei tu Angela? Vieni. Allora, adesso tu devi leggere tu. Attenzione, siamo un po' nel tema. Sono così imperfetta che le mie preghiere, senza dubbio, non hanno molto valore, ma vi sono mendicanti che, a forza di importunare,
ottengono quel che desiderano. Io farò come loro e il buon Dio non potrà rimandarmi a mani vuote. Ecco, a chi si riferisce? A quello che ha detto Gesù, quella vedova, vi ricordate, che voleva giustizia e il giudice non gli dava retta. Poi per togliersi da questa importuna persona, dice facciamo giustizia così sono tranquillo. E così è la stessa cosa. La preghiera è questo continuo bussare, a mendicare, a chiedere. Questa è l'umiltà. Chi prega si salva e chi non prega si salva. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Non è principio, ora e sempre. Capito? Guardate, continua, attenzione, quanto è importante la preghiera, quanto è importante, cos'è la preghiera? È un grido. È un grido d'aiuto. La preghiera è la coscienza che qualcuno ci ascolta, quindi la coscienza della presenza di uno che mi ascolta, di una persona. Noi non preghiamo a bambera, oppure quella persona che aveva dentro di sé una tensione talmente forte, tensione, che gli veniva di urlare. Allora non poteva urlare in città, nella piazza o nel suo condominio, sarebbe uscito tutto con le sirene, dire pronto soccorso. Si era andato a San Leone, nella spiaggia più deserta, ha cercato la spiaggia più deserta e incominciava a urlare, a gridare. Questo me l'ha detto a me. Ho gridato per 5 minuti e mi sono rilassato. A chi gridava? Non lo sapeva nemmeno lui. Però psicologicamente si è rilassato. Non so se la nostra carissima Angela qualche volta abbia dato un consiglio di questo genere. Non so. Allora, per i cristiani c'è un modo per, come dire, rilassarsi potentemente dentro, anche con le lacrime, nel silenzio, pregando e gridando interiormente. Non c'è bisogno di gridare fuori esternamente. Se uno vuole gridare in armonia, canti, grida, però in modo armonioso, perché il canto è preghiera, una preghiera lirica, forte, intesa. E se uno conosce molte melodie, ancora ha molte più forze, più ore di scegliere qual è la melodia più grande che consona la sua indole, al suo bisogno particolare. E questo. Abbiamo bisogno che qualcuno ci ascolti. Ecco per quale motivo le persone sane e sante sanno ascoltare, perché nessuno vuole ascoltare nessuno vuole ascoltare, e quando trovano finalmente una persona che ascolta non finiscono di parlare, sono una diarrea di parole, continuo. È così. Allora, non piangere tanto, diciamolo a Gesù, sfoghiamoci con il Signore, il pianto
è un elemento fondamentale della nostra natura umana. Il pianto, senza che tu voglia, viene perché il movimento del cuore ha bisogno di sfogarsi. Padre Pio, quando si alzava dal suo inginocchiatoio, i monaci andavano a vedere sempre che era proprio il cielo, c'era le voci delle sue lacrime. E chissà, veramente, fiumi di lacrime tante volte si escono dai nostri occhi. Perché noi siamo abbiamo la nostra umanità ferita, amareggiata. Chi è che ci compone? È Lui, è il Signore. Venite a me voi tutti che siete affranti, fantomati, delusi, offesi, angustiati. Venite a me e io vi darò ristoro. E ringraziamo che veramente sentiamo il nostro bisogno e troviamo proprio a chi dobbiamo porgere le nostre ferite, perché Lui è pronto con il balsamo del suo amore di curare le nostre ferite. È Gesù. Forse andiamo secondo Salmo. Ora che potrei attendere, Signore? È in te la mia speranza. Liberami da tutte le mie iniquità. Non fare di me lo scherno dello stolto. Ammutolito, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Bene, insieme. Sono distrutto sotto il peso della tua mano, castigando il suo cuore, come un vecchio uomo, corrodi come un carro i suoi tesori. Sì, ogni uomo è nell'occhio. Allora, attenzione, qui in questi versetti abbiamo questa speranza che si apre nel cuore di Cristo. Ammutolito non apro bocca, perché sei tu che agisci. Dio agisce quando noi ci sentiamo inquieti e tormentati. Perché se ci sentiamo inquieti e tormentati? Perché abbiamo trasgredito qualche comandamento. E lo dice: allontano da me i tuoi colpi. Le conseguenze della trasgressione, noi stiamo pagando le ferite, le angustie, le tristezze e le delusioni. Sono distrutto sotto il peso della tua mano, castigando le tue colpe, tu correggi l'uomo. Castigando le sue colpe, tu correggi l'uomo. Corrodi come un tarlo i suoi tesori. Il tarlo della coscienza è questa, è questo grido, il rimorso della coscienza. Morso significa il mordere, ti fa sentire che hai sbagliato. Pensate alle persone che sono indifferenti, le persone che non hanno un'attenzione, anche i parenti, per i vicini di casa o meno. Queste sono un po', possiamo dire, tormentati, perché il tormento ti fa capire che sei fuori posto, fuori angustie. E lo dice così: sì, ogni uomo non è che un soffio. Ascolta la mia preghiera. Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime. Perché presso di te io sono forestiero, ospite come tutti i miei padri. Distogli da me il tuo sguardo, che io possa respirare, prima che me ne vada e di me ne resti più nulla. E il Signore ci ascolta, perché è misericordioso e buono. Non è sordo, è sempre attento. Attento e anche avverte anche il nostro respiro, e dobbiamo dire che anche
ha contato i passi del nostro vagare, tu li hai contati. Cioè dire, benedetto la strada che hai fatto per entrare nel Tempio Santo di Dio, beato i chilometri che hai fatto per arrivare lì dove c'è colui il quale ci consola. Qui c'è il luogo della consolazione, è Cristo Gesù, è il Signore, colui il quale veramente ci ha plasmati, apparteniamo a Lui e Lui ci vuole custodire, consolare e comportare. Nelle lacrime, nell'oltre tu raccogli, noi dimentichiamo perché anche ogni sospiro Lui è sotto il suo sguardo ed è pronto a consolarci. Dipende da noi, la nostra preghiera. Forza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascolta, mia carina preghiera, per essere fiorente come un olivo, chi si abbandona in Dio. Salmo 52. Quanto? 52. Vediamo 52. Qui c'è una descrizione terribile per l'ateo, per colui che non crede, quel cinico dice: ma Dio se c'è non gli interessa che non soffriamo oppure gioiamo, non interessa, quindi ognuno per i fatti suoi. Ma invece noi siamo veramente nel cuore di Dio e nessuno esce fuori dal suo amore. E anzi, Signore, è molto indignato contro il male che rende infelice l'uomo. Lo voglio ripetere un'altra volta. Dio è dispiaciuto, è ferito nel profondo del suo cuore. Per quale motivo? Per quale motivo il Signore soffre nel suo cuore? Perché il peccato sta distruggendo la serenità delle sue creature. Non voglio ripetere perché questo è fondamentale, punto fondamentale della sofferenza di Dio. Punto fondamentale per cui Dio soffre, è indignato perché le sue creature, che sono sempre nel suo cuore, preziosissimi, tanto preziosi, preziosi, che questa preziosità li vuole custodire attraverso gli angeli custodi. I nostri tesori sono messi in banca, i depositi dei denari sono le nostre banche, che sono sorvegliati l'allarme e così via, ecco, e mezzanotte e sono in continua sorveglianza, continua, perché i tesori devono essere custoditi, ma il tesoro dei tesori siamo noi, che siamo in balia del demonio con le sue astuzie e riesce con i suoi inganni a farci perdere la serenità e la pace, a voltare le spalle nei confronti di Dio e vedersi e vedere Dio rubarsi le sue creature preziose. Lui è ferito, per questo è contro il peccato. Non è contro i peccatori che stanno nel cuore di Dio, tant'è vero che quando un peccatore riesce a capire che ha sbagliato e ritorna e viene a confessarsi, fa festa e dice, gli si fa festa per uno che si sa
che si pende che per 99 giusti. Capite per quale motivo? Per farci capire, quando ci ama Lui, il Signore Dio Padre ha mandato il suo figlio, lo ha sacrificato, gli ha dato un corpo, perché questo corpo, come simile al corpo umano di Adamo ed Eva, e noi siamo figli di Adamo ed Eva, questo uomo che ha tradito Dio, rifiutando l'ubbidienza, purtroppo questa carne che ha distrutto l'armonia della natura umana l'ha preso Gesù, si è addossato tutta la lebbra terribile del peccato, è diventato un lebbroso, un maledetto, e lui è salito al Calvario, è lì che ha restaurato tutto il mondo con la sua morte e risurrezione, un restauro nuovo, una creazione nuova, e ci ha dato la novità della nostra esistenza. Allora, per capire che cosa fa il peccato, dobbiamo guardare il crocifisso. Il crocifisso. Non dobbiamo essere timidi. Gesù, il crocifisso, è il mistero dell'amore, no? L'amore suo per noi, per darci grazia, serenità e pace. Capite quanto ci vuol bene? E quando uno anche bacia il crocifisso, Gesù lo prepara al perdono. Chi bacia il crocifisso vuole essere risanato delle sue piaghe. Lo prepara, fate baciare il crocifisso per quelli che non credono. Adagio, si smussano. È un po' come le pietre che vengono smussate, da spigolose diventano amabili. Comunque, dove siamo arrivati? Siamo a 52. Allora iniziamo in questo, perché riprende l'ultimo salmo. Adele, sì, però comunque forza via. Perché ti vanti del male, o prepotente? Dio è fedele ogni giorno. Tu escogiti insidie. La tua lingua è come lama affilata, o artefice di inganni. Tu il male vieni. Tu ami il male invece del bene, la menzogna invece della giustizia. Tu ami ogni parola che distrugge, o lingua di danno. Perciò Dio ti demolirà per sempre, ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi. Attenzione, vedete, queste cose terribili che avvengono per l'uomo, allora dice stritola, distrugge la perversione, e se uno non si sgancia, non si senti Roberta, Federica, forza via. No, se non è sento. Insieme.
ecco un uomo che non ha posto Dio come sua fortezza, ma ha confidato nella sua grande ricchezza e si è fatto forte nelle sue insidie. Ma io, come olivo verdeggiante nella casa di Dio, confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre. Attenzione, gli ammonimenti che noi riceviamo è per salvarci, per evitare i disastri ultimi. Quando dice Dio demolirà per sempre colui il quale rifiuta continuamente Dio, perché l'albero cade nella parte che pende, se pende contro nei confronti del male, pende dell'ingiustizia, dell'odio, rancore, risentimento, rifiuta Dio, allora purtroppo sono le conseguenze gravi. Per questo dice voglio insieme, voglio avere grazie in eterno per quanto hai creato, spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Figlio, ora e sempre, e secoli dei secoli. Allora, quelli che sono venuti ora e vengono qui perché riceveranno questo ricordo del primo ottobre, festa di Santa Teresa del Bambino Gesù. Perché festeggiamo il primo ottobre? Perché il primo ottobre è entrato in paradiso, perché il giorno Genoveffa viene. Allora, perché il giorno della morte dei santi viene chiamato dies giorno, dies natalis, giorno di Natale. Viene qui Genoveva, si chiama Gina o Genoveva. Allora, questo è Vangelo che lei vive, lo concretizza con questa espressione, un esempio del conto vostro. Grazie.
12:30. Confesso a Dio di potere, con i fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e missioni, la mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Assetati e affamati di Dio possiamo godere il paradiso. Qui c'è tutto il paradiso che entra nel nostro cuore, nella nostra vita. Possediamo allora già fin d'ora il paradiso del nostro, conserviamolo nella coscienza che Lui ci aiuti a superare le tentazioni e le prove. Manteniamoci puliti. Corpo di Cristo. Dovete mettere la mano sinistra sopra e sotto la mano destra. Mano sinistra sopra e la mano destra sotto. Poi con la mano destra si prende il corpo di Cristo.
salto contigo e di Cristo è l'ombrato per me di memoriale la tua Pasqua, dandola in forma di grazia non diventare un tempio di proprio cuore e la benedizione di Dio di poter del Padre e Figlio e Spirito Santo discenda con voi e con voi rimanga sempre. Amen. Pamela e Sabrina chiedono se possono certo, sì. Messo di lato per loro. Non so quando vengono, però sono in Pamela a Roma. Quando possiamo leggere? Attendete alla vostra salvezza. Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. Allora, vedete, siete stati obbedienti. L'ubbidienza è l'atteggiamento di chi ascolta con attenzione e vede che quello che ha ascoltato, quello che è stato detto, è utile per la sua crescita. Voi allora che avete, voi siete stati ubbidienti, non solo quando ero presente, ma molto di più quando ero lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. La salvezza, dobbiamo salvarci dal male, dalle prove, dalle tentazioni che ci portano sempre a fuggire, a fuggire, a fuggire. Non bisogna mai fuggire, bisogna stare lì dove il Signore ti porta e il Signore ti darà la forza di vivere anche nel peggiore degli ambienti. E Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore. Allora scrivetelo questo qui. È da Dio che viene l'operare, dice il volere e l'operare secondo i suoi benevoli disegni, amore, disegni amorevole. È da Dio che viene l'operare? Allora, il volere e l'operare vengono da Dio per i suoi benevoli disegni, disegni amorevoli, affettuosi, di amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figlio di Dio innocente in mezzo a una generazione malvagia e perversa. Perfetto. In mezzo aspetta un pochino, perché qui molti di noi, a partire da me, ogni volta mormoriamo, ci lamentiamo e ci tiriamo i capelli. Valeria, vieni. Valeria, sei tu? Sì, vai. Non ci sono altre Valerie, vieni qua. Sì.
gli dobbiamo dare quello che abbiamo dato a tutti, perché possa camminare con lo spirito di Santa Teresa, anzi di Gesù, perché quello che tu troverai scritto in questo pente di uno. Perché possiamo vivere come Gesù ci ha insegnato. Mendicanti. La mendicanza viene da chi comprende che è povero, che è debole, che è fragile. Esercitiamo l'umiltà. L'umiltà, all'umile Signore dà grazia. E voi sapete quali sono le tre cose di cui il Signore si compiace. Tre cose si compiace. Noi cerchiamo di compiacere il Signore, perché lo ha detto quando Gesù umile, quando facciamo i misteri della luce e vediamo Gesù che si mette in fila senza saltare la fila, si mette in fila perché aspetta il suo turno per essere battezzato. Quanta gente che era lì nel fiume Giordano per essere battezzato da Giovanni Battista. Giovanni Battista, quando vide Gesù, dice: come? Devo essere io battezzato da te e tu vieni da me? Ha riconosciuto la grandezza di Gesù, ma Gesù ha insegnato l'umiltà. L'umiltà è la cosa più grande che possa esistere, perché Gesù lo ha praticato in un modo straordinario. Sapete cosa ha fatto Gesù? Si è spogliato della sua divinità. Si è spogliato e ha coperto la sua divinità con la meschina, debole, fragile, orrenda debolezza della natura umana. Si è fatto il figlio di Dio, infinito, scombinato, quel pezzettino di pane. Questa è umiltà, pezzettino di pane che abbiamo ricevuto, che è Cristo Gesù. Si è nascosto la sua divinità dentro l'umanità. Umile, ha fatto, si è messo a turno e quando è arrivato per essere battezzato, ecco la dichiarazione dell'umiltà. Tu fai queste cose perché ancora non capisci. Quando uscì fuori dopo essere battezzato, si aprirono i cieli e una voce dal cielo, e il Padre che dirà: questo è il mio figlio prediletto, nel quale porto la mia compiacenza. Nel capitolo 66 del profeta Isaia noi sappiamo qual è la compiacenza che Dio ha nei confronti nostri. Tre cose ci compiace il Signore: dell'ascolto della parola di Dio, quello che facciamo ogni mattina quando lo avviene qui, il Signore si compiace, è gioioso, è lieto di deporre nel nostro cuore una parola che ci dà forza, vigore e consolazione, prima di tutto. Secondo, il riconoscere che siamo deboli, come quello che abbiamo ricevuto questa mattina, deboli, fragili, mendicanti di forza. E terzo è quello di riconoscersi peccatori. Tre cose. Allora, l'ascolto della parola di Dio, l'umiltà e anche riconoscersi di essere peccatori. Cuore contrito, sì. Grazie. Forza via. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Così, nel giorno di Cristo, io potrò vantarmi di non aver corso in vano, né in vano aver faticato. Ma anche se io devo essere versato sul sacrificio e sullo
sofferta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo, anche voi godetene e rallegratevi con me. Spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, per essere anch'io confortato nel ricevere vostre notizie. Capito? Guardate allora, anche noi abbiamo bisogno di conforto, una parola di consolazione. Tutti, noi dobbiamo anche cercare di rispettare la nostra dignità umana, che ha bisogno di approvazione. Ecco perché ai nostri fanciulli sappiamoli richiamare, non ne maltrattiamo la loro innocenza, la loro crescita, ma sapere in tante maniere comprendere la loro debolezza e fragilità. Il genio della grazia sta in quello di trovare le modalità più espressive, che non siano offensive, ma di affetto nella correzione. Perché molte volte pensano che i nostri figli, noi siamo arrabbiati per i fatti nostri e ce la prendiamo con loro. Invece non è così, perché li vogliamo bene, vogliamo che siano guidati bene, facciano bene il loro dovere, perché il loro futuro dipende dalla loro ubbidienza. L'ubbidienza ci fa superare il nostro limite. Il nostro limite, quale sarebbe il nostro limite? È quello della pigrizia, della noia, dell'incuria, vuole essere, cioè, trascurarsi. Invece l'ubbidienza ti dà sollecitudine per fare bene ogni cosa che devi fare, perché la santità consiste proprio nel fare il bene e il proprio dovere, agis ut agis. Non bisogna fare cose straordinarie, nessuno è obbligato a fare cose straordinarie, bisogna fare cose ordinarie in un modo straordinario. Si dica, le cose che facciamo, anche se con forza, con certa sofferenza, farle con amore, significa esercitarsi nel superare le nostre difficoltà. Essere santi è in questo, consiste proprio in questo. Far bene il nostro dovere, che non è facile aiutare. Guardi, non ho nessuno che condivida con voi i miei sentimenti e prenda sinceramente a cuore ciò che vi riguarda. Tutti in realtà cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Capite? Così purtroppo noi troviamo tanto egoismo attorno a noi. Ognuno cerca i propri interessi, non quelli di Dio. Aspetta, il commento più bello che noi stiamo trovando qui in questo versetto, lo vuoi ripetere? Sì. Infatti non ho nessuno che condivida con lui i miei sentimenti e prenda sinceramente a cuore ciò che mi riguarda. Tutti in realtà cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Non quelli di Gesù Cristo. I propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Lo vogliamo ripetere? Certo. Tutti cercano i propri interessi, ma non quelli di Gesù Cristo. Gesù ha dato una lezione a 12 anni, a suo papà e a sua mamma. Quando si perdette e lo hanno cercato per 3 giorni di seguito. Erano angustiati, certo, papà e la mamma si angustiati, non sapevano dove erano, e l'hanno trovato nel tempio. Il dottore del tempio dialogava, discuteva, rispondeva e faceva delle domande. Poi la Madonna disse: perché ci hai fatto questo? Perché ci hai fatto questo? In quel momento erano i loro interessi di papà e di mamma, interessi umani,
E Gesù corregge l'interesse umano e dice: non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Vuoi ripetere l'espressione? Segnatele per favore, segnatele, perché è molto importante. Noi dobbiamo fare non l'interesse umano, ma l'interesse di Dio. I nostri figli, quando non fanno il proprio dovere, prima di tutto trascurano gli interessi umani e poi quelli soprannaturali. Allora non cammino, Cristo Alfonso, ciao. E allora ecco, è nemmeno della santità, interessi umani che devono essere corredati con interessi divini. Avete scritto, cosa è scritto? Lo so, ma no. Simona, cosa è scritto? Non sapevate che, che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Gli interessi umani di chi erano? Di Giuseppe. Allora, i nostri figli, quali sono i nostri interessi, tra parentesi, secondari però, che riescono negli studi, riescono nella professione che poi sceglieranno all'università e nella società umani, però se dimenticano interessi soprannaturali sono dei falliti. Perché non si diventa, alcune persone, alcuni ragazzi vogliono prendono la facoltà della medicina per essere onorati, essere dottori, dottoressi, eccetera, eccetera, e dimenticano, oppure non solamente il titolo o l'orgoglio, ma anche per il denaro. Se un medico arriva ad essere lì, ad entrare al lavoro, incomincia la ricchezza. Andate a vedere che cosa c'è nelle case delle persone che hanno queste professioni delle redditizie. Il problema di fondo non è questo. Siamo altrimenti mercenari, interessi umani, personali. Siamo mercenari e possiamo dire anche venali, ma invece è il servizio. I ragazzi hanno rete, quelli che hanno rete in zona, io per aiutare i poveri, per aiutare quelli che hanno di bisogno, eccetera. Questi sono divini soprannaturali. Quanto è importante, ecco per quali motivi la parola di Dio diventa un principio di dove le coordinate ci fanno crescere umanamente, è un modo salutare, magnanimo, cordiale e sereno. Ci siamo? 22. Allora, aspettate. Quindi Dio è Dio che suscita il volere e l'operare per i suoi benevoli disegni, che sono umani e divini. Vi ricordate anche Pietro? Vattene via Satana, perché non parli secondo Dio ma secondo gli uomini, umani e divini. Dobbiamo imparare che in ogni azione, per esempio una persona che si prende cuore dei vicini di casa, li consola, li comporta e li manda a confessare. Centina, quanti penitenti mi ha mandato? E così via. Vabbè, andiamo. 22. Voi conoscete la buona prova da lui data, perché ha servito il Vangelo insieme con me, come un figlio con il padre. Spero quindi di mandarvelo presto, appena l'ho visto chiaro nella mia situazione. Ma ho la convinzione nel Signore che presto verrò anch'io di persona. Ho creduto necessario mandarvi Epafrodito, fratello mio compagno di lavoro e di porta, e vostro inviato per aiutarmi.
aiutarmi nelle mie necessità. Aveva grande desiderio di rivedere voi tutti e si preoccupava perché eravate a conoscenza della sua malattia. È stato grave, infatti, e vicino alla morte, ma Dio ha avuto misericordia di lui e non di lui solo, ma anche di me, perché non avessi dolore sul dolore. Che bello, l'amicizia grande. Questo è segno della nostra umanità. Lo manco quindi con tanta premura, perché vi rallegriate a vederlo di nuovo e io non sia più preoccupato. Guardate, la stessa cosa quando vengono molte persone a chiedere guarigione, poi vengono guariti e noi gioiamo, facciamo gli applausi, facciamo, ringraziamo il Signore sull'altare. È bello questo qui, un senso di umanità, di affetto reciproco. Accoglietelo dunque nel Signore con piena gioia e abbiate grande stima verso persone come lui, perché ha sfiorato la morte per la causa di Cristo, rischiando la vita per supplire a ciò che mancava al vostro servizio. In verso di me indico anche una preghiera particolare per il papà di Marcella, che ha una, però si trova in ospedale e sta combattendo per superare le difficoltà del malessere che c'ha. E diciamo in questo momento l'Ave Maria, la Madonna, salute degli inverti. Ci mettiamo in piedi e diciamo Ave Maria. Salute degli infermi, intercedi per noi. Allora, è la festa dei Santi Angeli Custodi. Allora, appena un bambino è concepito, l'ho ripetuto, quando un bambino è concepito, secondo voi da dove viene? È un dono di Dio o è un dono dei genitori? Di Dio, che l'ha consegnato al genitore. I genitori devono custodire il dono di Dio, non appartiene ai genitori il bambino, assolutamente. Angela, no, Giussi, vieni qua, gli dobbiamo fare quello questo. Allora, attenzione, ecco per quale motivo noi, la prima cosa, essendo sì, allora nel momento in cui viene concepito, in quel momento, dato che appartiene a lui, perché lui ha dato l'anima, il corpo l'hanno dato i genitori, perché il Signore quando ha creato l'uomo cosa ha detto? Crescete e civica, li ha presi operatori insieme con lui della creazione dell'uomo,
Allora l'uomo e c'è una doppia, un doppio intervento per i bambini che vengono, l'intervento dei genitori e l'intervento di Dio. Nel momento in cui vengono concepiti, allora i genitori danno la carne e il sangue, Dio mette l'anima. Quando Gesù bambino è diventato bambino umano, allora è avvenuta la stessa cosa, è avvenuto l'intervento di una donna, è un mondo eccezionale senza l'uomo, l'intervento per cui di questo intervento è stata fatta dalla Madonna, che gli ha dato carne e sangue, l'ha reso cittadino umano e nel suo grembo umano tutta la natura umana si è stata elevata, però la potenza di Dio è rimasta lì, ha molto nella divinità, molto ha conservato la divinità, ha dato un volto diverso alla divinità. Cosicché allora, quando un bambino nasce, nasce dal cuore di Dio, appartiene a Lui e gli mette un custode, l'angelo custode, che dobbiamo cercare di mettere nel cuore questa presenza, non un fantasma. Gli angeli li custodiscono perché sono stati posti dal Signore, saranno i custodi, anche se i genitori tante volte sono distratti e molte volte per la distrazione dei genitori i bambini muoiono. Quanti disastri ci sono stati, dimenticare un bambino nella macchina oppure lasciare i bambini senza la custodia, i bambini nella vasca da bagno per esempio, e lì succedono cose gravi, tantissime cose, pillole che sembrano caramelle e allora lì si muore, quantissime, tutte queste cose, perché anche gli angeli custodi aiutano, però a un certo punto se sono sventate, talmente sventate che si possono fare miracoli, non lo so. Per questo è molto importante quanto siamo preziosi noi agli occhi del Signore. I bambini sono stati deposti nel grembo della mamma e sono sempre, prendono l'impronta che non si può cancellare da mai, il DNA famoso, no? Quindi l'appartenenza alla mamma e al papà. Questa lettura ci richiama perché ci precede sempre, l'angelo custode ci precede sempre, ci custodisce. Dei discorsi di San Bernardo Abate, ti custodiscano in tutti i tuoi passi. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi verso i figli degli uomini. Ringrazino e dicano tra le genti grandi cose ha fatto il Signore per loro. Capite? Grandi cose il Signore ha fatto per noi. Per questo uno che ignora la scrittura ignora la ricchezza delle grazie che il Signore ha deposto nel nostro cammino, e camminiamo sempre avviliti, disperati, scoraggiati, perché se non sappiamo la verità, e dove dobbiamo andare, scusatemi, dove dobbiamo andare? Incominciamo ad annaspare, è come un naufrago che non sa nuotare, muore subito, viene inghiottito delle acque, capite? Per questo è importante l'ascolto della parola di Dio, molto importante. Si Teresa, vieni. Oh Signore, che cos'è l'uomo
per curarti di lui o perché ti dai pensiero per lui? Che bello! Ti dai pensiero di lui sei sollecito, di lui hai cura. Infine gli mandi il tuo unigenito, fai scendere in lui il tuo spirito, gli prometti anche la visione del tuo volto. E per dimostrare che il cielo non trascura nulla che ci possa giovare, ci metti a fianco quegli spiriti celesti perché ci proteggano e ci istruiscano e ci guidino. Vedete dei figlioli piccolini? Recuperiamo tutto. I grandi dobbiamo insistere sull'angelo custode. Vogliamo che i nostri bambini siano sereni, solari, contenti. Diciamogli che non sono soli. Hanno Gesù, la Madonna, sì, però l'angelo custode è sempre lì a custodire notte e giorno. Fino alla fine, e ci accompagnano fino in paradiso. E quando finalmente un angelo custode ha faticato tutta la vita per portare il custodito in paradiso, è la vittoria più grande. Pensate quanti angeli sono sconfitti perché il custodito è stato un ribelle. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Queste parole, quanta riverenza devono suscitare in te, quanta devozione recarti, quanta fiducia infonderti. Riverenza per la presenza. Fermo. Allora, attenzione, mio figlio è partito per Roma. Non solamente partire è un po' morire, possiamo dire, se ne va a Roma. E, però c'è la paura perché con questi incidenti stradali e anche aerei si ha paura. Allora, mandiamogli, diciamo, prima di salutarli, li salutate, diciamo insieme l'angelo custode. Forse sarà un po' riluttante. Per favore, siamo forti. Scusate, quando si capisce nella valigia, ma c'è un angelo se lo porta sempre dietro. E in questi giorni ho detto, mamma, ma ancora me lo metti questo? E c'è un angelo così. È così, no? Allora, l'angelo custode. Però dobbiamo dire con forza. Se più crediamo e più saremo convincenti, l'angelo custode, abbracciamolo, diciamo insieme, angelo di Dio che sei il mio custode. Pensate papà e la mamma che abbracciano il proprio figliolo che deve partire. Angelo di Dio, tre che invocano l'angelo custode. Sia chi vuole essere, chi deve essere custodito perché è lontano dai genitori, dai custodi, custode su custodi, essere tre pregano alla custodia perché nessuna cosa accada e che distrugga l'armonia del corpo, perché certi incidenti hanno bloccato per sempre i movimenti della persona. Angelo di Dio che sei il mio custode. Illumina, custodisci, reggi, governa me. Che ti fui affidato dalla pietà celeste. Che bello la definizione di Dio Padre, pietà celeste. La pietà di un Dio Padre che ha creato il mondo. Celeste, celeste perché è il paradiso che noi riceviamo giorno per giorno. Quando riceviamo l'Eucaristia, come stamattina, quell'ostia, è il paradiso, un pezzettino che illumina e radia il nostro cuore. Paradiso. Se lo faccia gustare, che tu fuori dalla pietà celeste e sia così. Abbiamo tante difese, tante custodie, altro che vaccini. Queste sono le preghiere
è la grande, il grande vaccino che ci custodisce. Pensate come i santi, guardando Gesù, come ha compiuto la sua missione su questa terra, hanno dedotto una cosa, che Gesù è medico e medicina. Allora, abbiamo tutto e invece brancoliamo nel buio e non sappiamo che pesce pigliare. Sì. Riverenza per la presenza, devozione per la benevolenza, fiducia per la custodia. Sono presenti dunque e sono presenti a te, non solo con te, ma anche per te. Sono presenti per proteggerti, sono presenti per giovarti. Anche se gli angeli sono semplici esecutori di comandi divini, si deve essere grati anche a loro perché obbediscono a Dio per il nostro bene. Siamo dunque devoti, siamo grati a protettori così grandi. Riamiamoli, onoriamoli quando possiamo e quando dobbiamo. Tutto l'amore e tutto l'onore vada a Dio, dal quale deriva interamente quanto è degli angeli e quanto è nostro. Da Lui viene la capacità di amare e di onorare, da Lui ciò che ci rende degni di amore e di onore. Amiamo affettuosamente gli angeli di Dio, come quelli che saranno un giorno i nostri coerei, mentre nel frattempo sono nostre guide e tutori, costituiti e preposti a noi dal Padre. Quindi coeredi, la stessa entità, cioè dire paradiso, no? Saremo in paradiso e noi canteremo notte e giorno insieme agli angeli santi. Santo, santo, santo. Noi facciamo un piccolo brandello di cielo e l'abbiamo sull'altare. Quando si celebra la Santa Messa, riviviamo la morte e la risurrezione di Gesù, ma anche tutto il paradiso è sull'altare. Noi abbiamo il paradiso in terra, basta essere distratti perché invece ci andiamo ai fornelli, alle spese che dobbiamo fare, al pranzo che stiamo preparando, cose buone, però ci distraggono. Ora, infatti, siamo figli di Dio, lo siamo, anche se questo attualmente non lo comprendiamo chiaramente, perché siamo ancora bambini, sotto amministratori e tutori, e conseguentemente non differiamo per nulla dai servi. Che bello, guardate, noi comprendiamo che siamo fragili e deboli. Abbiamo da apprendere molto, perché molte cose non le comprendiamo. Molte volte siamo illuminati col tempo, se noi siamo sempre fedeli ad ascoltare la parola di Dio, molte cose si chiariscono, molte cose uno li vive ancora più di più, perché è la parola di Dio dilata il nostro cuore. Hai dilatato il mio cuore perché ho osservato la tua parola. Del resto, anche se siamo ancora bambini e ci resta un cammino tanto lungo e anche tanto pericoloso, che cosa dobbiamo temere sotto protettori così grandi? Capite? Siamo custoditi, siamo difesi, non abbiate paura, non abbiamo paura. Non possono essere sconfitti né sedotti e tantomeno sedurre essi che ci custodiscono in tutte le nostre vie. Sono fedeli, sono prudenti, sono potenti. Perché trepidare? Soltanto seguiamoli, stiamo loro vicini e restiamo nella protezione del Dio del cielo. Hai una bellissima voce scoppiettante. Come quella di Valentino. Responsorio. Dio darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché il piede non inciampi nella pietra. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Sulle loro mani ti porteranno, perché il piede non inciampi nella pietra. Allora, insieme, o Cristo,
Verbo del Padre, Re glorioso tra gli angeli, luce e salvezza del mondo, in te crediamo. Cibo e bevanda di vita, balsamo, veste e dimora, forza, rifugio, conforto, in te speriamo. Illumina con tuo spirito l'oscura notte del male, orienta il nostro cammino incontro al Padre. Amen. Allora abbiamo dei messaggi. Il messaggio di Giuseppina. Buongiorno a tutti, la parola oggi ci riempie di gioia e fiducia, perché non siamo soli, perché oltre il nostro Padre bellissimo, la Mamma Celeste e lo Spirito Santo, ci ha dato pure la protezione degli angeli. Che bello, è la sintesi di quello che abbiamo ascoltato. Grazie Giuseppina. E preghiamo per la mamma di Lorena Ferlisi, per la mamma sua, per la sua salute, Grazie, grazie Valentino, Valentinuccia. Che ho detto, Dino, no? Sì, l'abbiamo detto.